Vediamo cosa ne pensano William e Kate di Lost in Ogliastra. Allora, dopo il ritardo siamo arrivati fino a Clapton con la caramella in bocca per trovare Carlo Mereu, che si è laureato in ingegneria a Cagliari e poi è finito a Londra. Qua siamo venuti a chiedergli perché. Perché c'è l'inglese, quindi comunque sia, qualsiasi cosa fai, qualsiasi cosa impari, le impari in inglese. Perché mi sono laureata in lingue e cultura per l'impresa. Sei venuta subito. Sono venuta subito. E tu non hai neanche cercato di integrarmi in Italia? Sì, di trovare qualcosa in Sardegna. Tu sei voluta venire qua e ti trovi benissimo. Sì. A Londra volevo fare un'esperienza in Inghilterra, soprattutto per imparare l'inglese comunque. L'Ogliastra, diciamo che è un posto dove vivi e te la godi con tranquillità. Qui invece devi faticare molto per ottenere le cose, però allo stesso tempo come premio ottieni tanto tanto di più in termini di esperienze. Perché uno si laurea in Italia e poi si viene a fare l'esperienza a Londra? Perché in Italia non trovi mai l'occasione di lavoro che potresti trovare qua. Si è un po' ingrippato il sistema, quindi non c'è qualcosa che non funziona, è il sistema che non funziona. Ho iniziato come lavapiatti, quindi col tempo sto imparando come aiuto chef. Vedi una crescita rispetto a quello che riuscivi a vedere in Italia, che era un piattume. È sicuro che se ti sbatti, che se fai, se combatti e tieni duro, le cose le ottieni. Però è anche vero che la frenesia della vita di città non è fatta per essere una cosa di lungo periodo, a lungo termine, ti stanca. La Sardegna mi manca in termini di amici. Cioè gli amici, quelli veri veri, di cui sono nata, sei cresciuta, che mi conoscono veramente veramente bene, qui non ce li hai. Cosa ti manca di Barisar? Se ti manca qualcosa dell'Ogliastra, della Sardegna? Beh certo, gli amici, la famiglia, il clima. Il sole. Il sole. E cosa ti dà Londra che non potrei mettere, a parte il lavoro? La multiculturalità, le esperienze. Come passa uno l'estate a Londra senza il mare, chioschi, eccetera? Se mi fai pensare a queste cose, sì. Se potessi cambiare una cosa in Ogliastra, cosa vorresti cambiare? La mentalità. Non è un problema prettamente ogliastrino, è un problema prettamente italiano, secondo me. Non viviamo in un'ottica di lungo termine. Dando un senso diverso, secondo te, anche all'amore, gli inglesi? Le ragazze pure sono diverse qua. Diverse in che senso? Che lì sono tipiche, invece qua non c'è un tipico, cioè qua c'è il mondo che circola. Questo è un argomento molto serio, ce n'è tanta, per tutti i gusti, per tutti i generi. Però non c'è il bidet, quindi. Non so, a me viene in mente che quando tu sei all'estero, tipo, come sono le polacche, okay, o le inglesi? Io c'è che lo stereotipo che sono... Sono freddi, sono più freddi. No, non è vero. In realtà non lo sono, hanno un gran senso dell'umorismo, ma soprattutto mettono le carte in tavola subito. Quindi sai benissimo che cosa vogliono. E cosa non vogliono. In Italia ci si gioca. Il castello. Sì, esatto, e si gioca. Il trono. Sì, esatto, invece no. Dopo. E poi, cosa porteresti di... della cultura inglese, londinese o di Londra in particolare in Sardegna? La cultura imprenditoriale sicuramente, soprattutto il fatto che qua non sei mai abbastanza vecchio per riniziare la tua vita. C'è la possibilità di cambiare in fretta, di trovare un lavoro, di muoverti meglio, insomma. In che momento la libertà si trasforma in solitudine? C'è un leggero confine, secondo me, fra le due cose. Ci può essere quando, secondo me, la tua libertà non riesci, uno, a gestire i tuoi tempi, né i rapporti, né tantomeno sai condividere i tuoi successi o il tuo percorso con qualcun altro. Non è tutto così rapido, così veloce.
devi abituarti a vivere in un posto, imparare la lingua. Gli inglesi bevono più dei bariesi? Non lo so, qua ce la giochiamo. E diciamo che quello che cambia è il modo di bere. Diciamo, restiamo così. L'Icnus è la birra migliore al mondo oppure la Guinness, la Foster, la Kilkenny se la giocano? No, l'Icnus è il primo posto. Sì. E lo scopo col quale si beve, capito? Ok, qui con che scopo si beve, per esempio. È interessante però. In Sardegna, in ogni astra, si beve per noia, perché non hai nient'altro da fare, quindi cosa fai? Vai al bar, bevi la birra. Qua si beve per cultura, nel senso che qui si lavora dal lunedì al venerdì, come degli automi. Il venerdì sera, quando comincia il weekend, non traducetelo in inglese, ma diventa delle bestie che escono fuori dalla gabbia. All'università, se non sbaglio, qualche professore ci aveva avvisato: dopo che vi laureate, molti andranno all'estero a tagliare cipolla. E io non ci avevo creduto, però mi sa che c'è qualcosa di...